Io sono Tino Anacleto, il primo della seconda generazione della vitreria Fusani. Praticamente è nata da mio padre e da mio zio, che loro erano bravi meccanici per la trebbiatura, avevano le macchine di legno, quelle per andavano con i trattori, anzi con le macchine a vapore. Io in qualità di bambino ho visto ancora due macchine a vapore nel nostro cortile, che era la forza motrice per far funzionare la trebbia, quella che trebbiava il grano e il riso. E comprando dei bulloni, delle viti per riparare e costruire anche quelle macchine là, si servivano da un parente di sto nostro cugino, sto loro cugino che faceva il dentifricio. Da lì è nata l'idea, da lì. E così sono a Milano, c'era una fabbrica fallita, come ripeto, macchine costruite tra gli anni 20 e gli anni 30, cioè agli albori della meccanizzazione, ma proprio, e noi le abbiamo fatte funzionare ancora poi per, oserei dire, sì, quasi un ventennio. Poi ho cominciato nel 67 e poi le macchine, quelle lì archeologiche, chiamiamole così, sono state dismesse negli anni 70. Io che ero un tecnico meccanico, mio fratello commerciale che è riuscito a portare a casa dei buoni clienti già tra gli anni 70 e gli anni 80, poi aiutato da mio fratello Claudio, anche lui tecnico meccanico, noi siamo riusciti a fare prodotti sempre più difficili, chiamiamo così, sempre prodotti che non erano standardizzati, perché la vite in quegli anni lì da organo di collegamento diventava un componente meccanico. Il componente meccanico aveva dei requisiti che il cliente ci chiedeva e noi dovevamo cercare di accontentarli. Così è stato, è quello che ci ha permesso di arrivare dopo 65 anni ancora sulla cresta dell'onda, diciamo così, perché qui siamo in un mondo dove si sta producendo come minimo il doppio di quello che serve all'umanità. Questo significa che c'è un surplus di produzione di qualsiasi pezzo, comprese le viti. Si facevano 60 viti al minuto, negli anni 70 eravamo già 75-80, eravamo arrivati a 600, cioè si era decuplicata la produzione su una macchina. Oggi che ci sono molte più possibilità e molti macchinari più precisi, più dedicati, è subentrata questa superproduzione, come ripeto, a livello mondiale, la quale mette in concorrenza chiunque. Ecco. Lascio alla terza generazione un impegno importante di non perdere la buona volontà, di cercare di accontentare i clienti e di migliorare sempre il prodotto e la qualità del prodotto.